Eccolo! Eccolo, eccolo! Eccolo, eccolo! ...549 gazebo in tutto il Veneto ed è un risultato straordinario. A Bassano del Grappa sono stato poco fa e hanno raccolto 400 firme in una mattinata. Il tempo è quello che è, ma è un buonissimo inizio. C'è tanta gente, anche non leghista, che sta firmando perché chiede che i veneti possano decidere. Mentre il governo approva il Salva Roma, il Veneto non ha bisogno di Salva Veneto. Il Veneto ha bisogno di Libera Veneto, semmai, per gestirsi le sue risorse e mettere a posto i comuni e spendere 2 miliardi per evitare frane, alluvioni e quant'altro. Quindi una bellissima giornata, non è l'acqua a fermarci e spero che serva a dar forza a Luca Zaia e al referendum per l'indipendenza. Il presidente Zaia è molto arrabbiato per il decreto Salva Roma. Beh, ma sono arrabbiati in tutta Italia, mi hanno scritto mail sindaci da nord a sud perché dicono perché Roma sì e gli altri no. Perché un altro mezzo miliardo di regalo a Roma, la Lega farà le barricate, accenderemo i fumogeni e tireremo i petardi in Parlamento, perché ormai non è più un Parlamento ma uno stadio. Che il primo atto del nuovo governo sia il vecchio Salva Roma è veramente uno scandalo. Senta, ma questo referendum è un po' una provocazione, ci si arriverà o è solo un messaggio che vuole essere lanciato a tutta Italia, dire noi invece dobbiamo andare avanti in altra maniera? L'indipendenza è futuro, nel 2014 voteranno in Catalogna, voteranno a Barcellona e voteranno in Scozia, quindi laddove Roma e Bruxelles non danno risposte è giusto che i territori si autogestiscano e quindi non è una provocazione, ma io spero che diventerà realtà. Oggi raccogliamo firme per l'indipendenza, che è sia da Roma che da Bruxelles, perché una delle due eurocapitali da sole non basta. Senta, sicurezza, i cittadini chiedono che sia un motivo vero, non semplicemente un espediente elettorale. E noi chiediamo innanzitutto al governo Renzi di restituire i poteri ai sindaci. Maroni aveva dato ai sindaci i poteri di ordinanza, di controllo sulla prostituzione, sui superalcolici, sui censimenti dei campi Rom. E invece gli sono stati tolti, questo costa zero, quindi che il governo Renzi restituisca potere ai sindaci, che poi però li devono usare bene. Padova è l'esempio di come un sindaco può peggiorare la qualità della vita di tutti i suoi cittadini. Compagine governativa, adesso ci sono anche i sottosegretari, come vede questo nuovo organigramma di questo governo? Una mucchiata. Un filmino porno sostanzialmente, c'è dentro di tutto, il contrario di tutto, il dramma è che colui che controlla il portafoglio di tutti gli italiani è diretta emanazione di Bruxelles e di Berlino, della borsa, della finanza e delle banche, dei complici dell'euro disastro, quindi peggio di così non potevano cominciare, temo. Ecco, in questo periodo di grandi stravolgimenti sembra comunque che il destino dei leghisti a Roma sia quello di ritornare nei territori ad amministrare i territori che avevano lasciato per andare a Roma, no? Noi per 20 anni ci abbiamo provato a Roma a trasformare l'Italia in un paese serio, responsabile e federale. Non siamo stati abbastanza bravi noi, sono stati più furbi gli altri. La risposta è l'indipendenza, è il territorio, quindi le elezioni amministrative, conquistare i comuni per cambiare dai comuni, per cambiare da Padova, per cambiare da Reggio Emilia, per cambiare da Milano, quello che Roma non vuole cambiare. La grande battaglia poi contro l'Europa e contro l'euro soprattutto è una battaglia che riguarda tutti i cittadini. Grazie. Grazie. C'è anche Salva Venezia, cioè Salva Venezia. Ma a me non piace il salva a prescindere, così nella legge, come nella legge elettorale non mi interessava il Salva Lega, ognuno si deve salvare col suo lavoro, qui non c'è bisogno di assistenza. Detto questo, Roma è una gabella per tutti gli italiani e mi spiace per i cittadini romani che meriterebbero altri tipi di amministrazioni. In un paese normale chi ha amministrato Roma e lasciato 10 miliardi di euro di debito sarebbe processato. In Italia invece sono in Parlamento, non è normale. Ma è Roma che contagia anche chi della Lega va a Roma? No, se uno non si vuole far contagiare non si fa contagiare. Quindi abbiamo provato a cambiare da dentro. Roma non si autocambia, c'è poco da fare, ha bisogno di una spallata di territori e la giornata veneta di oggi penso che possa essere una spallata in questa direzione. Onorevole Salvini, ci fa una considerazione a proposito del Salva Venezia? Si è detto salvi gli stipendi di 3.000 dipendenti comunali, cioè il cittadino comune pensa a un comune come Venezia e 3.000 dipendenti comunali, magari ne basterebbe un terzo.
Sicuramente sì, l'assistenza non fa mai bene, ognuno si deve salvare con i frutti del suo lavoro, sia a nord che a sud, perché gli sprechi ci sono a nord e a sud. Detto questo, i cittadini veneti ogni anno pagano 20 miliardi di euro allo Stato centrale che non tornano indietro, e quindi ogni veneto ci smena 3.000 euro all'anno, quindi sicuramente qualcosa non torna. Detto questo, i comuni che non riescono a stare in piedi si devono autogestire, si devono autoridurre. Roma ha più di 60.000 dipendenti, cioè una roba che non sta né in cielo né in terra.